Buongiorno, come state? Tutto bene? Buongiorno. Rieccoci. Oh, amore mio. Ma che bacini. Digli, rieccoci qua per un nuovo video. Oggi è... Che giorno è oggi, Edo? 8. 8. Oggi è 8 aprile. Yeah. Aprila. Aprile. Wow. Oh, aprile. Tu continui a mandare i bacini, ma lo dai un bacino a mamma? Otto. Lo dai un bacino? Vieni giù. Vieni giù che non ti vediamo. Vieni giù. Allora, ci siamo io e Edo qua. Io stamattina ho lavorato. Edo è andato. Dove sei andato oggi, Edo? All'asilo? Da Chiara e dei bimbi? E adesso siamo qua che stiamo giocando un po'. Siamo qua che giochiamo a palla in casa. Abbiamo quella palla che non fa rumore, di spugna, e quindi non fa rumore. Così non disturbiamo i vicini, perché io ho il terrore di disturbare i vicini. Tra poco è già l'ora. Wow, è già l'ora. Hai detto così mi strozzi. È già tra un po', è già l'ora del bagnetto. 3, 2, 1. Go! Go! Prendiamo qualcosa per il bagnetto, per fare il bagnetto. Questo. Oh no, quello amore è di un altro gioco. Non so cosa ci fa lì dentro. Prendiamo tipo un bicchierino, una piccola caraffa per fare i travasi dentro l'acqua, amore. Questo? Bravo, sì, va bene. Solo quello? L'altro. Prendi un altro? Sì. Oh, lì è vuoto. Cosa c'è lì dentro? Cerca un po'. Andiamo, dai. Chiudi, chiudi. Andiamo. Cosa ti porti, mandarino? Andiamo. Questi. Allora, sono qua in bagno perché da adesso deve fare il bagnetto. Gli ho già riempito la vaschetta e volevamo usare questi colori effervescenti che ho comprato da Lidl. In realtà, da quando li ho comprati, li stiamo usando praticamente tutte le sere perché Edo ne va matto, davvero. Ne basta proprio solo una pastiglietta, adesso vi faccio vedere, e l'acqua diventa tutta blu e Edo ne va veramente pazzo. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, le pastigliette sono fatte così, la lanciamo, amore? Lanciala. Wow. E l'acqua diventa tutta blu. Guarda che sta diventando tutta blu l'acqua. Bellissimo. Allora, Edo ha fatto il suo bagnetto. Adesso l'ho messo lì a guardare un po' i cartoni, perché mi devo già mettere a preparare cena, che tra una cosa e l'altra sono già fatte le 7 di sera e io non ho ancora preparato nulla, ed è stanchissimo già, perché oggi dopo l'asilo siamo andati un po' ai giardinetti e infatti lì tranquillo che si guarda i cartoni, almeno io ne approfitto per cucinare. Pensavo di fare una vellutata di zucchine perché ne ho proprio voglia. Mi voglio tenere un po' leggera perché questo weekend ci abbiamo proprio dato dentro. Sabato sera siamo andati a cena fuori perché avevamo un compleanno. Domenica sera ci siamo concessi la nostra pizza e oggi sono andata a pranzo fuori con una mia amica. Quindi abbiamo mangiato un po' sregolato. Spero che la mangi anche Edo. E invece Adi mi sa che farò solo una pasta al pesto così veloce, perché a lui non piacciono le vellutate. Allora mi sono cambiata, mi sono messa tenuta casalinga perché quel body mi stava iniziando a dare un po' fastidio da stamattina che ce l'avevo, e quel body che ho comprato e quella maglia body che ho comprato sabato da OVS è bellissima, mi è piaciuta un sacco, infatti l'ho usata stamattina per andare a lavorare, però dopo tutto il giorno mi stava iniziando a dare un po' fastidio, quindi mi sono cambiata. E niente, adesso cuciniamo, prepariamo qualcosina per cena. Allora, qua ho fatto un mini soffrittino di cipolla.
Allora, adesso gli aggiungo le zucchine, aggiungo anche una patata tagliata a cubetti piccoli. Inizio a mescolare così, faccio insaporire bene. Sto facendo cuocere tutto a fuoco basso basso, così rimane light. Allora, qua alla fine ci sono 4 zucchine e una patata. E a questo punto aggiungo anche dell'acqua, copro tutto con l'acqua così. Allora, adesso ho coperto così e lascio cuocere. Io gli ho messo l'acqua, però in realtà andrebbe ancora meglio il brodo. Io non ce l'avevo, non ho avuto il tempo di farlo e l'ho fatto solo con l'acqua, però viene buono comunque. Allora, qua le zucchine e le patate hanno cotto circa un quarto d'ora. Adesso vado a frullare tutto. E la vellutata è pronta. Allora, questo è il risultato finale della vellutata. Vediamo un piano piano. Wow. Piano piano. Basta così, amore? Basta? O ne vuoi ancora un po'? Basta, vero? Un po' di formaggino. Mettiamo un po' di formaggino. Andiamo un po'. Vediamo un po' com'è venuta. Buon amore. Allora, rieccomi, come vedete mi sono anche già impigiamata perché nel frattempo abbiamo finito di cenare. Ho sistemato tutta la cucina e c'è Adi di là che sta facendo fare la nanna Edo. E vi volevo far vedere dei libri che mi sono arrivati appunto per Edo, con un'azienda con la quale ho collaborato, che si chiama Urra Eroi, che fa dei libri troppo troppo carini. Infatti sono stata felicissima di collaborare con loro. Sono riuscita ad avere anche uno sconto nel caso in cui vogliate comprarli, quindi vi lascio tutti i dettagli qua nella descrizione. Il codice sconto è Anna Gloria Promo, tutto attaccato, tutto maiuscolo. Comunque ve li faccio vedere. Allora, il primo libro è questo qua che si chiama Quando Edoardo sarà grande, che questo qua è quello che stavano leggendo con Adi, ed è quell'edizione papà. Perché in questo libro qua, allora, innanzitutto la copertina rigida, i fogli spessi, allora qua gli abbiamo fatto una dedica, si può personalizzare anche la propria dedica in prima pagina, e si può personalizzare appunto il papà, questo qua è Adi. Si possono personalizzare anche tutti i vari mestieri con 10 filastrocche diverse. Ogni filastrocca nasconde un messaggio educativo. Vi dico la verità, ho scelto i vari mestieri anche a seconda del messaggio che dava. Allora, il primo non poteva non essere il cuoco, comunque, visto che Edo mi aiuta sempre a cucinare, guardate che carino. Poi c'è il pilota, c'è il vigile del fuoco. C'è il viaggiatore, che questa è proprio la filastrocca che mi piace più di tutti in assoluto. Poi vabbè, io ho scelto il poliziotto, lo sciatore, poi c'è l'inventore, il pilota, l'astronauta e il pittore. E poi qua, alla fine del libro, c'è la dedica del papà. Col papà che fa dormire il bimbo. E questi sembrano proprio Adi ed Edo, perché come vedete la sera è proprio il loro momento. Questo libro davvero li rappresenta tanto. Poi l'altro libro, invece, questo qua,
e si chiama come Edoardo Riccardo, perché non so se ve l'ho mai detto, ma è da due nomi, si chiama Edoardo Riccardo. E appunto si chiama come Edoardo Riccardo salvò l'arcobaleno. E la cosa bella di questo libro è che si possono personalizzare ben due personaggi. Infatti, Edo, questo libro piace tantissimo perché l'amichetto di Edo l'abbiamo chiamato Marek. Questo qua è Edo, questo qua con i capelli lisci è Marek. Infatti, ogni volta che prendiamo questo libro, Edo inizia a dire Edo, Marek, è troppo troppo carino. Poi, sempre della stessa linea, invece, siccome Chiaretta sapeva che mi piacevano tantissimo questi libri, ancora prima che avvenisse la collaborazione, Chiaretta mi aveva fatto un regalo e guardate cosa aveva preso Edo ancora per il suo compleanno. Mi aveva preso questo qua, che si chiama Buon compleanno Edoardo, e anche questo qua è personalizzato, questo Edo, e ci sono tutte le storielle personalizzate dentro. C'è l'orso, c'è il gattino, il dinosauro, il cagnolino. Non so se si vede bene. E c'è sempre anche Edo, ovviamente. Sono troppo troppo belli questi libri. Niente, adesso io vado a nanna. Se questi libri vi possono interessare, avete da fare qualche regalo, secondo me questa è un'idea carinissima. Infatti, quando Chiaretta mi ha regalato questo qua, a me ha fatto tantissimo piacere. Vi lascio appunto qua il codice sconto nella descrizione, comunque è Anna Gloria Promo, tutto attaccato, tutto maiuscolo. Vi lascio anche il link del sito dove potete trovare tutti i libri, vedere tutte le filastrocche che ci sono a disposizione, le altre edizioni, gli altri libri. C'è anche l'edizione per la mamma, c'è il libro per i fratellini, insomma, ce ne sono tanti e tutti carinissimi. Quindi, appunto, se vi fa piacere, vi lascio il link qua in descrizione così andate a dargli un'occhiata. E niente, adesso scappo a nanna anche perché Edo, secondo me, si è addormentato e noi ci vediamo domani mattina. Buonanotte, ciao ciao. Buongiorno, oggi è già il giorno dopo, è martedì pomeriggio. Ci siamo io e Edo qua in sala che stiamo pitturando. In realtà ero quasi tentata dal portarlo di nuovo un po' ai giardini perché fa abbastanza caldo oggi, solo che c'è un nuvolone bruttissimo, paura che venga giù un temporale, quindi ho detto vabbè. Andiamocene a casa, facciamo qualcosa a casa. Infatti avevo quella formina lì di polistirolo che gli ho comprato l'altro giorno da Auchan e ci siamo messi qua a pitturare. Stiamo usando queste tempere qua, che anche queste qua le avevamo prese da Auchan, e stiamo usando, non so se si vede, stiamo usando la tavolozza, che anche quella lì l'avevamo presa da Auchan. Vediamo un po' come sta venendo questo orsacchiotto qua. Wow, tutto colorato. Cosa gli colori? La faccia? E le orecchie? Dove sono le orecchie dell'orso, Edo? Sono queste qua, guarda, queste qua. Wow. Colorato. Ah, Edo ama dipingere, vero amore? Disegno il sole. Wow. Sole tutto giallo. Poi gli facciamo i raggi. Oh. Sono mischiati un po' i colori. Se mischiamo il giallo col rosso, che colore diventa? Proviamo un po' a vedere. Che colore è questo qua? Guarda un po'. Arancione, Arancione, hai visto? rosso, totale, Se mischiamo il giallo col rosso, diventa arancione. Vedo, e se mischiamo l'azzurro, proviamo a prendere un po' di giallo, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa succede, Edo. Guarda un po'. Se mischio l'azzurro col giallo. Che colore è diventato questo, Edo? Guarda un po'. Dente. Il verde.
Hai visto? E tu che colore stai usando, amore? Rosso. Il rosso? Allora, rieccomi qua. Allora, noi abbiamo anche sistemato già tutto il pasticcio che abbiamo fatto nel tavolino. Quei colori sono troppo belli perché si lavano, che è una meraviglia. Ed ho anche già fatto il bagnetto. Sono venuti via benissimo. Lì non so se si vede. Ho messo ad asciugare tutti i disegni di Edo, che si è messo a colorare tutti i fogli, tutti di rosso. Non so se si vede. E non c'è niente da fare. Il dipingere è l'attività che intrattiene di più in assoluto Edo. Siamo stati lì più di 2 ore a dipingere. Tanto che è già arrivato Adi a casa. E di là in cucina che sta cucinando. Ha già detto che vuole cucinare lui. Vuole fare riso e fagioli fatto a modo suo. Quindi è di là che sta cucinando. Io sono di qua in sala che mi sto riposando un po'. Io Edo ci stiamo guardando i cartoni. E niente, sono venuta qua a concludere il video, a salutarvi. Spero come sempre che vi abbia fatto piacere passare un po' di tempo insieme a noi. Vi volevo ringraziare tantissimo perché abbiamo superato i 23.000 iscritti, quindi grazie ad ognuno di voi. Mando un bacione grandissimo a tutti voi che eravate già iscritti e mando un bacione ovviamente anche a tutti i nuovi iscritti. Allora, nell'ultimo video vi ho chiesto se avevate piacere di farmi qualche domanda, così magari facevo un video risposta, un video ask. Quindi sto raccogliendo tutte le vostre domandine e se vi fa piacere appunto scrivetemi qua nei commenti se avete qualcosa in particolare da chiedermi, soprattutto sulla mia storia, perché mi piacerebbe fare un video dove vi racconto un po' di me, un po' della mia storia, un po' della mia famiglia. Quindi se avete qualche domanda, mi raccomando, scrivetemelo qua nei commenti che mi farà super piacere rispondere, ok? Ah, se avete piacere anche magari di essere salutati in un video, scrivetemelo sempre qua nei commenti. E adesso poi nei prossimi vlog spero di riuscire a organizzare bene il tutto. Sto già parlando, stiamo già cercando di organizzare con Chiaretta un incontro qua a Torino. E soprattutto se siete di Rimini, al 99% il 25, 26, 27 e no, il 28 no perché partiremo, saremo a Rimini. Quindi se c'è qualcuno di voi che abita da quelle parti mi farebbe piacere conoscervi, magari fare una merenda insieme, fatemi sapere se voi ci sareste, ok? Comunque nei prossimi vlog magari la organizziamo bene. E niente, adesso mi sa che, siccome siamo tutti tranquilli, mi sa che vado a farmi una bella doccia, così poi dopo sono a posto e andiamo a mangiare. E concludo il video, vi saluto, vi ricordo come sempre che se vi fa piacere potete seguire anche su Instagram, io sono AnnaGloria91. Se questo video ti è piaciuto metti un mi piace e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti nel canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Vi ricordo come sempre che la programmazione del canale è tutti i martedì e tutti i sabati, quindi esce un nuovo video tutti i martedì e tutti i sabati. Io vi mando un grandissimo bacione, al prossimo video, ciao ciao!